Buongiorno ragazze, benvenute in questo nuovissimo video. Apro questo video sistemando un pochino il piano superiore insieme a voi, inizio dalla cameretta a rifare il letto, poi passo alla lavatrice e all'asciugatrice, tolgo tutti i panni che avevo messo prima in asciugatrice e poi vado a fare la prima lavatrice della giornata. Passo ora invece a rifare il letto in camera da letto. Ovviamente prima di rifare i letti ho arieggiato per almeno una mezz'oretta e anche quando faccio le pulizie, che sia al piano superiore o al piano inferiore, le faccio comunque per la maggior parte delle volte con le finestre aperte, soprattutto nelle camere da letto. Quando poi ho terminato chiudo tutto perché così mi sa più di pulito. Mi piace proprio fare arieggiare tantissimo, anche se in questi giorni, non so da voi, ma qua è iniziato proprio il freddo, quello vero. Una volta terminato le pulizie, voglio farvi vedere invece che cosa mi è arrivato un paio di mesi fa circa, quindi è già un paio di mesetti che ce l'abbiamo ed è una sedia da ufficio della Flexi Spot. Ci è arrivata a casa, l'abbiamo montata insieme io e mio marito e abbiamo deciso di metterla nella cameretta di Marek. Ovviamente adesso vi mostrerò tutto nei minimi particolari, ma vi dico subito che sul sito di Flexi Stop potete vincere fino al 50% di sconto per il periodo del Black Friday che sarà valido dal 14 al 20 di novembre. La E7 Pro e la BS12 Pro saranno in super sconto. Ovviamente io vi lascio qui anche l'immaginina per farvi capire come funziona un po' lo sconto e adesso vi parlo anche della sedia. Eccola qui in tutto il suo splendore. Noi l'abbiamo scelta grigia e nera e l'abbiamo posizionata nella cameretta di Marek, però la utilizziamo tutti, non la usa solo Marek. La uso tantissimo io quando lavoro al computer, vi dico la verità, e mi metto in cameretta quando sono da sola. Adesso vi mostro tutti i particolari. Questa è una sedia ergonomica da ufficio in rete traspirante. Come vedete, è composta da vari pezzi. Abbiamo lo schienale dietro, il poggiacollo, insomma, è veramente comodissima. Adesso io mi siedo e vi faccio vedere come funziona. E intanto vi dico già, mentre faccio la sciocca, che si può anche reclinare ed è ultra comoda. Ci sono tre pulsanti dove potete andare a regolare l'altezza e bloccare anche l'inclinazione del retro. Quindi, quando vi andate a sdraiare, come ho fatto io prima, tanto adesso vi faccio vedere, potete anche bloccare quell'inclinazione e rimanere così mentre guardate, per esempio, il telefonino. Ovviamente ha anche un supporto dinamico per la schiena che trovate dietro, ma adesso poi vi farò vedere. Guardate, io qua così mi alzo, però sono alta 1 metro e tanta voglia di crescere, quindi rimango con i piedi all'aria. E poi ovviamente la sedia si abbassa anche. Ecco, questo è quello che vi dicevo prima, potete tranquillamente bloccare la sedia quando siete sdraiati. Ecco qua. È veramente comodissimo, oltretutto, come vi dicevo, ha un tessuto traspirante di ultima generazione, quindi d'estate rimane fresco ed inverno rimane caldo. Ha il poggiatesta regolabile, come potete vedere, si può regolare in due modi. Io appunto sono bassina, quindi lo tengo sempre più basso.
Ora vi mostro, questo è il supporto dietro che vi dicevo prima per la schiena, che ovviamente è regolabile. Ha anche i braccioli regolabili in 3D, potete alzarli come volete e anche girarli come volete, in base alle vostre esigenze. Vi lascio il link qua sotto in info box, diretto al sito, e vi ricordo che potete vincere fino al 50% di sconto sul prodotto E7 Pro e BS12 Pro, che è questa sedia, valido dal 14 fino al 20 di novembre. Vi lascio tutto qua sotto in info box. Ora invece voglio con voi cambiare colore a questo bellissimo vaso rosa, che però non utilizzavo più, e lo faccio con lo smalto acrilico in spray. Allora, praticamente non lo usavo più perché il rosa è un colore che in casa non uso più tanto, prima lo usavo tantissimo. Ho questo vaso da un sacco di anni, da più di 10 anni, e ero alla ricerca di un vaso come questo, ma bianco, quando poi la mia lampadina si è illuminata e ho detto: ma io avevo un vaso simile buttato lì nello sgabuzzino. E quindi niente, l'ho preso e ho detto: lo faccio bianco, così lo utilizzo per Natale, perché ho in mente di fare una cosina carina che tanto vi spiegherò direttamente nel video fra poco. Comunque ragazze, nel mio caso sono servite 2 o 3 mani di bianco e l'ho fatto asciugare tutta la notte. Gli ho dato la prima mano, l'ho fatto asciugare, la seconda mano gliel'ho data il giorno dopo, però gli ho dato una seconda mano molto abbondante che sa di terza mano, quindi adesso poi tanto ve ne parlo nel video. Giorno dopo, allora, questa mattina è stato qui il mio papà, quindi non ho registrato nulla, però vi ho appena fatto vedere che ho fatto praticamente un piccolissimo DIY che non ho ancora terminato perché deve asciugare. È un vaso praticamente che mi è stato regalato da mia zia Lina, nel 2012, quando ho preso casa con mio marito, non la prima ma la seconda casa che abbiamo avuto, e mi ha portato questo vaso. All'interno c'era una pianta grassa che mi è morta subito perché io non sono proprio capace di tenerle. Comunque il vaso mi è rimasto, solo che i miei gusti adesso sono un pochino cambiati. Prima il vaso era rosa, io amavo il rosa, avevo un sacco di cose rosa a casa. Adesso, amante del bianco, l'ho fatto bianco. Perché l'ho fatto bianco? Perché nei giorni scorsi guardavo su Instagram le cose, insomma, per decorare casa Natale, e adesso va tantissimo di moda questo vaso grande, tipo quello che ho io, con all'interno i rami proprio di pino, se sono rami di pino, comunque i rami dell'albero di Natale, verdi. E io sono alla ricerca di quei rami, magari in questi giorni andrò a cercarli. Mi sono confrontata tantissimo con Rosy, infatti ci siamo mandate un sacco di messaggi, lei li ha visti in un garden, veri, anche a buon prezzo, e probabilmente li prenderà lì, mentre io pensavo invece di prenderli finti, perché così mi durano di più, e soprattutto veri, boh, vediamo come li trovo e se li trovo. Devo provare ad avere idea, secondo me, a vedere se ci sono. E comunque dentro questo vaso bianco volevo mettere, magari vi lascio una foto qui da qualche parte dell'idea che avevo, questi rami d'abete, di pino, di che cavolo sono, insomma, dell'albero di Natale, che sono bellissimi da vedere, fanno molto, sono eleganti, poi col verde, che vabbè, che ve lo dico a fa, mi piace il verde, E niente, pensavo di fare una cosa del genere e di metterlo sul mensolone sopra il termosifone, oppure sul mensolone sopra la TV. Vediamo un attimino dove collocarlo. E niente, mi piaceva tantissimo, però non avevo il vaso, dicevo: ma mi serve un vaso così. Mi si è accesa la lampadina, ho detto: ma io ho il vaso che ho messo su in cabina armadio perché non uso più, sai che c'è, adesso lo faccio bianco e lo utilizzo in questo periodo natalizio, ci metto questi cosini dentro. In realtà mi sarebbe piaciuto anche farlo dorato, però dorato poi non lo utilizzerei tutto l'anno, vi dico la verità, mentre bianco magari sì, quindi vada per il bianco. Adesso mi faccio un caffè, poi mi devo portare dietro le BBC perché oggi devo portare mare e cannuoto. Comunque ragazze, vi ho fatto vedere la sedia che abbiamo messo nella scrivania di Marek, la sedia di FlexiSpot. Vi avrò già lasciato sicuramente il codice sconto e tutto quanto, perché vi farò il voice over, cioè la voce sopra il video. Latte, eccolo.
Sono venuti a pranzo i miei genitori qua da me oggi, con mio papà che era stanco morto, poverino, si è addormentato sul divano. Quindi non ve l'ho fatto vedere prima, ma ve lo faccio vedere adesso. Vi ricordate che vi avevo detto che mio papà voleva mettermi il copritermo? Dov'è? Ah, non c'è. Vabbè. Ma io non ero d'accordo, perché secondo me avrebbe riempito troppo. Ma mio papà, vi avevo detto che gliel'avrei fatto mettere, perché comunque ragazze ci ha perso tempo e a me dispiace un sacco, però avevo detto anche che se non mi piaceva non l'avrei lasciato, perché poi dopo non mi piace vederlo. In realtà, devo essere sincera, non mi dispiace affatto, perché pensavo fosse più possente, più non so, più pieno, che sembrasse più pieno, non lo so. Invece in realtà non mi dispiace, quindi lo lascio in primis perché mi dispiacerebbe un sacco. Mio papà veramente si è impegnato, me l'ha fatto col cuore, non vedeva l'ora di portarmelo, poverino, e di montarmelo, e non sono riuscita a dirgli no, vi dico la verità, però sono sincera. Comunque mi piace, non è una cosa che non mi piace, altrimenti a malincuore gli avrei detto papà no, lascia stare. E invece no, dai, ci sta bene. Forse senza è meno pieno, sì, assolutamente, però non è una cosa che dà fastidio agli occhi. Quindi adesso ve lo faccio vedere, prima però mi faccio il caffettino. Poi che ore sono? Sono le 15.43, ho preparato il borsone di nuoto a Marek e mia mamma stamattina è andata a tabacchino e gli ha preso le penne della Legami. Allora, queste qui sono l'edizione limited edition, l'edizione natalizia, e le ha viste e mi ha detto guarda cosa ho preso a Marek, quindi oggi gliele porto fuori dalla scuola così sarà felicissimo. Io gli ho detto mamma facciamo una cosa, le incartiamo, gliele diamo, gliele aggiungi poi il regalo di compleanno. No no no, voglio che gliele dai subito, dagliele subito, va bene, se no io gliele avrei aggiunte. Comunque adesso vi faccio vedere il copritermo. No, ma sono bellissime. C'era anche, ci sono anche, lo so perché ho visto sul sito e perché l'ho vista anche io al tabacchino, quelle lì come questa qua di Halloween. Aia. Quelle lì che si illuminano con il Babbo Natale e con l'albero di Natale. E magari poi quella gliela vado a prendere io, gliela metto, boh, vediamo, quando il prossimo dentino, vediamo. Comunque, mi faccio caffè e faccio vedere tutto. Giusto per farvi capire, guardate la felicità di mio padre mentre vi monta il copricalorifero, come si fa a dirgli di no? Eccolo qua ragazze, allora è fatto completamente in legno ovviamente con la paglia di Vienna, questa parte qua si stacca. Quindi io se voglio pulire termosifoni o per qualsiasi motivo, insomma, devo arrivare al termosifone, questo si toglie e rimane tranquillo. Dopo vi faccio vedere, comunque questo si toglie, si sgancia, lo si mette da un'altra parte. E qui c'è il mensolone che vi avevo già fatto vedere in un altro video, solo che l'abbiamo ridefinito. Manca solo il silicone che se l'era dimenticato per mettere, da mettere qua. Troppo luminoso, ok, vi dicevo, manca solo il silicone da mettere qua. Per rifinire bene il tutto, però mio papà l'ha dimenticato e niente, il mensolone mi piace proprio da matti, bellissimo. Oh, ciao, sì, dico a te, ciao carina, è fuori, che schifo, è passata oltre la zanzariera ovviamente, ovviamente, vabbè, comunque, eccolo qua. Dai, allora, sono sincera, se non mi piaceva gliel'avrei detto senza problemi. Riempie un pochino, questo sì, però pensavo peggio, pensavo stesse peggio, quindi sono comunque abbastanza soddisfatta, dai, mi piace, non è così male come pensavo io, pensavo fosse più pacchiano, più, non lo so, invece no, alla fine comunque si sposa bene con i colori perché bianco e praticamente il richiamo di questo mobile è senza farlo apposta, è anche una specie di richiamo di quest'altro mobile qua, quindi in realtà sta molto bene. Senza è più leggero, quello sì, sicuramente, però dai, niente di così brutto. Per cui, niente, aggiudicato, fatto contenta anche il mio papà, che ci ha messo tanto impegno e va benissimo. Dai, sono contenta anche così, mi piace. Come vi dicevo, si può tranquillamente smontare, quindi comunque qualsiasi cosa si toglie, boh, senza problemi. Però, allora, ok, bello, dai. Sta bene, non sta male. Vi ripeto, senza è meno pieno, però
È fatto molto, come posso dirvi? Non so, è leggero, vedo leggero, non lo vedo, non è brutto. Completa. Qui sono i pacchi di Marianna che ho fatto arrivare a casa mia perché gli hanno chiuso la strada, poverina, e mi ha detto: no, devo ordinare le cose per il compleanno di Loris. E a proposito, devo fare il regalo a Loris perché è lunedì prossimo, ragazze. Oggi che cos'è? No, lunedì prossimo è 11, il 18 fa il compleanno Loris e quasi quasi pensavo di prendergli qualcosa della Legami che in classe di mio figlio, cioè la Legami è... Wow, vanno tutti pazzi, quasi quasi gli prendo queste qua, dico a Marianna di non fargliela avere in nessun modo, gli prendo queste, l'altra penna, perché gli abbiamo regalato anche quelle lì di Halloween e Marek così, e quindi gli prendo anche questa, magari è un cancellino, non lo so, comunque qualcosa di... Delle penne, della Legami, perché anche loro spiacciono tantissimo. Niente, comunque, vi ho fatto vedere anche il copritermo, dai. Non mi dispiace. Sono sincera. Se vi devo dire no, non mi piace assolutamente, no, vi dico una grande bugia. Perché comunque fa eleganza. Oh, sta bene, dai, che male non sta. Io direi però, papà, basta. Mettere più niente, basta. Ah, oltretutto abbiamo anche fatto delle prove per la scala, poi spero di farla presto, ragazze. Mio papà mi ha fatto anche il preventivo del legno. Cosa mi sono sporcata? Boh, perché non mi fa pagare la manodopera, vi dico la verità, non si prende mai soldi di niente, però il materiale giustamente, a parte... per esempio, il copritermo me l'ha fatto a costo zero perché ha utilizzato del materiale che aveva già lui, idem la paglia di Vienna. Stessa roba per il mobile qua, per la penisola, ha utilizzato tutte cose che aveva lui in laboratorio, quindi non ho speso un centesimo per fare questi lavoretti, mentre per la scala, giustamente, c'è da comprare del materiale. E, insomma, mi ha fatto il preventivo del materiale, mio papà non si prende la manodopera. Però già solo il materiale non costa poco, assolutamente. Vediamo, sicuramente per l'anno nuovo, non per quest'anno. Però vediamo un attimino, perché in realtà se riusciamo a fare, a sverniciarla e dargli colore sopra, insomma mi ha spiegato, è meglio ancora, perché se bisogna rifare gli scalini è un casino. Comunque, vedrò di vedere questa scala finita. Dai, piano piano i lavori in casa stanno continuando, piano piano stiamo facendo tutto e sono proprio contenta, contenta, contenta. Lo so che la finirò nell'anno del, no, questi dice nel mese del poi e nell'anno del mai, però anche se a piccoli passi sono contentissima. Dai, mi finisco il caffè e vado a prendere Mareca dopo. Mamma, così non ho, devo usare più la penna blu incancellabile. Perché? Perché mi dà un po' fastidio. Comunque sei contento di quello che ti ha regalato nonna? Eh? Sì? Gliel'ho date fuori dalla scuola, è impazzito di gioia. Adesso, visto che mi è caduto il dentino, le tieni tu le carte. Va bene, solo perché ti è caduto il dentino ti tengo le carte. Andiamo a nuoto, amore? Ovvio che no. Come ovvio che no. Dai, cintura, pronti partenza A via. mamma, scelgo mentre... Giorno dopo, ragazze, ho portato Marek a scuola e sono stata al tabacchino dove mi fornisco sempre io. Tabacchino, cartolibreria, fa tutto e sono bravissimi sti ragazzi. Ormai hanno il mio numero. Ogni volta che qualcosa gli mando un messaggio e loro mettono da parte, fanno perché qui da me le cose della Legami vanno a ruba. E allora stamattina sono andata a prenderle per Loris per fargli appunto il regalo di compleanno e gli ho preso. Sia queste qua in edizione natalizia, forse ve l'ho già detto in una clip di ieri, comunque le ho preso sia queste qua in edizione natalizia, che poi sono bellissime, Marek sono piaciute un sacco, le ho prese queste qua edizione Safari, belle, perché so che non le ha, e poi gli ho aggiunto anche questo evidenziatore a tre, sempre della Legami, a forma di astronauta, praticamente ognuno di questo pallino. Aiuto, mi sta cadendo il telefono. Ognuna di queste palline è un evidenziatore, cioè blu, cioè azzurro, arancione e giallo. Bello, mi piace. E questo sarà il nostro regalino di compleanno per Loris. Ieri gli ho detto a Marianna: guarda che se gli piacciono,
Ma io so che gli piacciono. Gliele prendo io a Loris le cose della Legami. Non le fare prendere a nessuno. E lei mi ha detto: no, ma io gliele volevo mettere nel calendario dell'avvento, perché anche da Loris arriva l'elfo tutti gli anni. Infatti, io e Marianna ci scambiamo sempre idee, opinioni. E mi ha detto: io non so adesso come fare iniziare questo elfo quest'anno, cosa faccio? Tu, Marianna, anch'io, non è che ho tutte queste idee, mi vengono al momento. Per cui vediamo, ci scambieremo un po' di idee, perché Loris e Marek già ieri fuori dalla scuola parlavano dell'elfo. Da Marek viene appunto elfo Alfred, e non mi ricordo come si chiama, Pallino, l'elfo di Loris, ragazzi, non mi ricordo. Ed erano lì che parlavano, dicevano: chissà l'elfo quando arriva a casa nostra. Sono tanti i bimbi che fanno gli elfi a scuola di Marek, cioè sono tante le mamme che fanno gli elfi ai bimbi a scuola di Marek. E però io e Marianna già l'anno scorso ci scambiavamo un po' di idee. Comunque, vediamo, non lo so, ragazzi, tra poco arriva Alfred, siamo in trepidante attesa. Marek e Loris non vedono l'ora. Comunque, niente, ragazze mie. A proposito di elfi, Natale, eccetera, il vaso l'ho quasi terminato. Ora gli do una seconda passata perché necessita di una seconda passata e poi ve lo faccio vedere terminato. Niente, mi sono passata anche in panetteria. Ho preso un po' di pane e mi sono presa una brioscina, così mi faccio una bella colazione e ci vediamo dopo. Eccolo qua il vaso finito. Dai, mi è venuto bene. Pensavo peggio, perché qui per esempio c'è qualche imperfezione bella evidente, però io lo giro così. Ecco qua, non si vede niente più. Dai, è carino, meglio di prima, nel senso ormai non mi piaceva più, perlomeno lo posso utilizzare e ce lo vedo benissimo con quelle foglie di cui vi ho parlato nel periodo natalizio, secondo me sta una favola. Dai, è un buon riutilizzo, tanto le bombolette comunque le avevo a casa, eh. Non è che sono andata a comprarle, le avevo a casa per dei vecchi lavoretti che avevo fatto, e per cui ho speso zero e ho trovato il vaso che volevo, ce l'avevo a casa. Dentro è ancora rosa, ma non importa, non sono andata a colorarlo, pure sporco, no sì, pieno di polvere. Beh, comunque dentro è ancora rosa, l'ho lasciato rosa, tanto sarà coperto e basta. Non vi ho più mostrato come si toglie il copritermosifone, ma ve lo voglio far vedere perché poi mio padre guarderà il video e dirà: non l'hai fatto vedere! Allora facciamolo vedere. Guardate, no, ma poi è carino, sfizioso. Allora faccio così. Ta-da! E si toglie. Praticamente ha fatto un incastro, vedete qua ai lati? Questo si incastra col pezzo di sopra e quello col pezzo di sotto e poi si reinserisce così. Niente, ragazzi, adesso chiudo questo video. Spero non sia venuto troppo lungo. Vi mando un mega gigantesco bacione. Noi ci vediamo al prossimo video e basta. Ciao.